Se prima vi interessavano i nuovi Ryzen 5000, dopo questo video vorrete sicuramente comprarne uno. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi sono qui per illustrarvi tre motivi per cui vale la pena acquistare un Ryzen della serie 5000. Il primo motivo che voglio illustrarvi è le tecnologie che i Ryzen 5000, a dire il vero dalla serie 3000, portano sul mercato. In primis parliamo dello sfruttare il PCI Express generazione 4. Il nuovo standard di interfaccia, che sarà anche adottato da Intel nella serie 11, porta sul mercato effettivamente una pletora di periferiche che possono sfruttare una larghezza di banda molto 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 più ampia del PCI Express 3.0. Innanzitutto abbiamo degli SSD NVMe M.2 molto molto più veloci. Io vi consiglio uno che uscirà tra pochissimo, il Samsung 980 Pro, che potrà garantirvi performance ottime, che può darsi che nell'utilizzo di tutti i giorni non vedrete, ma nello scambiare dati di grandissima dimensione sicuramente noterete, e durata nel tempo. Per non parlare di qualche beneficio che non c'è ancora ben noto perché non abbiamo le RTX 3000 tra le mani, appunto delle nuove schede grafiche di casa Nvidia che avranno un'interfaccia PCI Express 4.0, sarà retrocompatibile con la PCI Express 3.0 e sappiamo che una scheda grafica nel solo gioco non satura la banda di una PCI Express 3.0, ma evidentemente con le nuove funzionalità di intelligenza artificiale serve quel in più appunto per sfruttare al massimo. Un altro vantaggio tecnologico dei Ryzen 5000, che a dire il vero parte dai Ryzen 3000 che vedete qui alle mie spalle, è il processo produttivo a 7 nanometri. Questo comporta consumi più bassi, maggiore efficienza elettrica e anche una modularità molto molto più ampia rispetto ai Ryzen della serie 2000 o della serie 1000. Infatti, i Ryzen della serie 5000 hanno modificato il layout interno della loro memoria cache grazie appunto al restringimento delle componenti interne, e questo ha fatto sì che AMD potesse riproporre ancora una volta il socket AM4, e questo ci porta al secondo punto, la retrocompatibilità. Se per esempio 2 anni fa avete assemblato un PC su base X470 con il top di gamma dell'epoca, il Ryzen 7 2700X, e avete una scheda madre di fascia alta dell'epoca, ebbene alcuni produttori come Asus e MSI aggiorneranno quelle schede madri con dei BIOS ad hoc, credo a gennaio 2021, in modo tale che possano supportare i nuovi Ryzen 5000. Oltretutto potrete sfruttare benissimo la piattaforma X570 e la B550, che dopo oltre un anno dall'uscita dei Ryzen 5000 hanno livellato il proprio prezzo, così che non fossero estremamente costose come erano all'inizio. Non è ancora certo che le schede madri con chipset B450 possano supportare i Ryzen 5000, ma boh, può darsi che qualche produttore, vedendo le vendite che ha avuto quella piattaforma, che sono tutt'oggi molto molto alte, possa decidere di estendere la propria vita delle schede madri e far supportare ad esse i nuovi processori. Il terzo motivo per cui acquistare un Ryzen 5000 sono le performance di questi nuovi chip. Innanzitutto vi lascio qui nelle schede un mio video relativo alla presentazione di AMD del Ryzen 5000, in cui vengono mostrati dei benchmark che vedono appunto i nuovi chip superare anche di un bel distacco effettivamente i chip di casa Intel. Ma la vera magia, secondo me, si vede con il Ryzen 9 5900X e il Ryzen 9 5950X in maniera, diciamo, eclatante, perché dei processori a 12 e 16 core, questo ovviamente si rispecchia anche negli 8 e nei 6 core, che sono utilizzati per lo più per la produttività, quindi content creation, streaming, rendering pesante, con un aumento dei clock e delle istruzioni per clock che hanno avuto grazie al nuovo layout interno di memoria cache, riescono tranquillamente a stare avanti a chip che sappiamo sono spremuti fino all'osso, erano considerati fino a poco tempo fa i chip ottimali per chi volesse giocare in competitivo, e credo che sia una cosa bella in effetti, perché AMD
se le informazioni che ci sono state date sono vere, riuscirà a detronizzare un posto che Intel ha occupato per ormai troppo tempo, con dei prezzi che non sono neanche abbastanza giusti, anche perché AMD con un prezzo simile o comunque di pochissimo superiore riesce a dare più core ed offre anche una scelta nella piattaforma consumer a 16 core che Intel non riesce a dare, per non parlare di nuovi processori non X che probabilmente usciranno a inizio 2021, e vi lascio comunque un altro link qui nelle schede. Ora, questo video è stato breve per avere poi la certezza di queste cose che sono state dette per ora da AMD e hanno effettivamente stupito tutto il mondo della tecnologia. Dovremo attendere il 5 novembre per l'uscita dei nuovi processori. Io credo che quest'anno AMD abbia davvero lanciato una bomba mastodontica in tutto il mondo della tecnologia PC, e l'anno prossimo con il processo produttivo a 5 nanometri ne vedremo davvero delle belle. Ora, fermo restando che la competizione è ciò che serve a noi consumatori per ottenere dei buoni prodotti a prezzi molto bassi, spero vivamente che Intel riesca a cacciare qualche asso dalla manica in grado di essere competitivo con i nuovi processori di AMD. Voi cosa ne pensate? Mi raccomando, lasciate qualche commento educato, perché non voglio fanboy, non voglio flame, voglio semplicemente aprire un dialogo e capire quanto questi processori abbiano segnato anche persone che fino a poco tempo fa favorivano Intel. Detto ciò, io vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di accendere la campanella, e vi ricordo anche che streamo lunedì, mercoledì e venerdì su Twitch dalle 15, e venite a farmi un saluto e dire «Ehi, ciao, ho visto il tuo video!». Grazie mille per essere stati con me e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao!